Appena vide. Ordini d'amore di VB, pagina 151. La notizia gli fece bene, ma appena vide che un altro maschio si preparava per la visita, Panurgo si sentì immolato. Strinse i denti e tirò fuori dalla tasca il certificato medico che giustificava la sua malattia inesistente. Lo lesse per darsi coraggio, era il passaporto per la libertà. Lo rilesse con maggiore attenzione, si fermò su alcune frasi che ripeté come un automa a se stesso. Avvertì una sensazione di panico, come di disgrazia inevitabile. Panurgo divenne consapevole di un frenetico desiderio di fuga. Si alzò dalla panca, percorse il corridoio con lunghi passi angosciati. Non si controllava più, giunse in un soffio all'uscita del provveditorato e si costrinse a tornare indietro. Sul certificato medico aveva letto che era stato operato da poco di resezione gastrica e che gli erano prescritti 30 giorni di convalescenza. Era una funesta distrazione del suo medico. «A chi ho fatto del male?» urlò dentro di sé. Tentò di studiarsi. Pensò a tutti gli organi che erano stati coinvolti nell'operazione di 20 anni prima. Li immaginò come se li vedesse. Parte del colon, il duodeno, la parte alta dell'ileo, con quel brutto diverticolo. Ma purtroppo la cicatrice, più che vecchia, era antica. Come poteva giustificarsi se il medico voleva vedere la ferita? Adesso l'aspetto di Panurgo era desolante. Assomigliava a quello dell'ambulatorio, quell'ambiente trascurato e privo di luce. Si rifletteva sul suo volto impaurito, sul vestito sgualcito e sulla sua volontà disfatta. Tutto di quel luogo gli era nemico e gli gridava sventura. Commenti. Servirsi di una occupazione per lavorare il meno possibile e da cui non si può essere licenziati è soggetto, come tutto, all'intenzione con cui si sceglie quel comportamento. Il lavorare di meno per avere il tempo di fare, ad esempio, del volontariato non sarà valutato dalla legge come il non lavorare. Infatti, l'unico motivo per cui siamo incarnati è la costituzione della coscienza, che significa imparare ad amare gli altri che sono noi stessi. C'è chi questo scopo lo persegue, per lo più inconsapevolmente, attraverso il lavoro che gli dà da mangiare, e chi invece lo persegue a discapito del suo lavoro. I maestri immateriali ripetono che l'importante nella vita non è lavorare, ma lavorare per gli altri. Molti grandi della storia che hanno espugnato gli altri sono stati le vittime del loro io ipertrofico. Mediti su questa verità chi si costruisce idoli umani. Spesso, quando ci si affretta a rispettare un ordine come quello della fila, non è l'ordine in sé che ci interessa, ma è il nostro io che ci spinge ad esigere il rispetto di quell'ordine, perché spera di averne dei vantaggi. Le battute minano l'io di chi le incassa. È sempre l'io che non vuole essere deriso perché vuole deridere.